Un grande evento regionale del Vespa Club Italia. Abbiamo camuffato la voce per non farci riconoscere. Che fra un po' partiamo, noi faremo il chiudipista. Golf Club. Golf Club qua. Cosa dice agli amici follower? Amici follower, siamo qua a raduno di Roncagliette. Bravo. Adesso vescovo di Roncagliette, perché c'è il vescovo di Roncagliette, però. Adesso andremo a vedere quello. Quello. Amici follower, ma soprattutto amici. No, notate qualcosa di strano oggi? Lui. Ci siamo triplicati. Andiamo a un evento, vero Lele? Un grande evento regionale del Vespa Club Italia con il Vespa Club Milano. E andiamo anche ricerca, loro due alla ricerca di vespe storiche. Faremo dei filmati sulle vespe della storia d'Italia, sì, perché la Vespa è storico. Sì. Quindi seguiteci e mi raccomando, importante, iscrivetevi al canale, perché tanti di voi visualizzano il nostro canale. Visualizzano tantissimi, ma non si dimenticano di iscrivere. Di cliccare quel pulsantino che lì. Ringraziamo tutti gli amici che ci supportano. Anche ci sopportano. E dai, manca poco, mancano 350 follow e siamo arrivati al traguardo dei 1000. E poi si festeggia. A dopo. Ciao. Ah, non si giri più. No, devi tirarlo. Me lo tiri. E dopo lo giri. Abbiamo salutato gli amici. Lo stiamo scortando il boss, vedete, con la Vespa gialla. Ma speriamo che il tempo sia clemente, no? Vedete il Lele che sta cercando di connettersi, ma non avendo la radio, non avendo niente, fa finta questo cialtrone. Come, sbrigati che fa rosso, è rosso? Come, sbrigati che fa rosso? Diamo indicazioni stradali giuste, sbrigati che fa rosso. Abbiamo qua il nostro amico. Guarda Lele, Lele saluta. Ciao Lele, è verde. Mi stava dicendo? Stavo dicendo che adesso arriveremo fra 2 minuti al raduno, insomma, al centro del raduno. Poi aspettiamo i nostri amici di Milano con le altre vespe. Guardate qua dove vi portiamo, amici. Roncagliette, eccolo qua. Ecco gli amici che corrono, bravi, fate sport. Che lo sport abilita l'uomo. Ponte chiuso? Tu guarda, chiedi al ragazzo quella roba. Allora andiamo giusti. Saremo arrivati? Siamo non saremo arrivati? Siamo arrivati. Siamo arrivati. Inquadra, socio. Ve lo assicuro io che siamo arrivati, guarda. Guardate che roba. Guardate, siamo arrivati, è ancora l'inizio e non ci sono tante vespe, ma stanno arrivando, ci sono parecchi iscritti. Noi abbiamo messo la moto dall'altra parte perché giustamente, essendo un raduno di vespe, noi non avendo la vespa perché ci si è rotta, sì, abbiamo provato ad aggiustare, quindi siamo venuti con la moto di riserva e quindi giustamente ci fanno stare un po' di là. Adesso andiamo a iscriversi. Sì, via. Venite qua, c'è posto per tutti ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Non si sente che noi siamo di Chioggia? No, non si sente, no? Abbiamo fatto la voce per non farci riconoscere. Potevate portare via il granchio? Il granchio, quello verde e azzurro. E adesso lo cuciniamo e poi lo mangiamo. Molto bene ragazzi, tutto bene viaggio? Sì. Siamo venuti un po' con mezzo di fortuna perché la Vespa purtroppo ci ha abbandonato. Chiamate il club Roncagliette e venivano direttamente ragazzi, perché qua tutto è possibile, anche l'impossibile qua. No, hanno detto che la giurisprudenza finisce a metà strada. No. Sono d'accordo con la giurisprudenza, che non so cosa che vuol dire, ma... Ragazzi, grazie, benvenuti, ci sentiamo anche nel pomeriggio. Stiamo preparando, vero socio? Sì. Perché fra un po' partiamo, noi faremo il chiudipista con le nostre moto.
siamo partiti, siamo un bel numero, ragazzi, veramente. Bel numero ampio, c'è un serpentone qua nell'argine e ci richiamo verso i colli. Vai, vai. Ma loro non sanno che se noi diamo un'accelerata li bruciamo. Prima sostina per bere l'aperitivo in un, dicono, in una golf club qua vicino ai colli. Adesso andiamo a vedere cosa ci offrono, poi facciamo sapere. Quando che i nostri follower arriveranno a 2000, sì, potremo prendere una di queste. Occhietta sorpresa. Cosa dice agli amici follower? Agli amici follower, siamo qua a raduno di Roncagliette. Bravo, Roncagliette. Col vice sindaco di Roncagliette, Gustavo Lamazza. Il prete. Il chirichetto di Roncagliette. Anche qualche duzzo adesso. Ecco, vi presentiamo il prete di Roncagliette. Don Campanile. Siamo Don Campanile e questo è il chirichetto di Roncagliette. Don Pilone. Mi spiegheremo più avanti perché lo chiamano pilone, però sto signor qua, il signore ha una ditta che sotto di lui ha 3000 persone e tutto è nero. Casomai questa è la taglia, guarda Osta, si sente la cintura. Avrei detto belluno alto, però vabbè, ci sono passato belluno. Fate la crisi. No, ragazzi. Adesso abbiamo magnato, abbiamo preso il panino con la soppressa diviso in 7, perché avevamo il panino con la soppressa. Quarto, si capisce perché un quarto. Un quarto, perché un quarto lo lasciamo per i poveri. Esatto. E adesso, tra qualche minuto, faremo un altro collegamento con il vescovo. Sì, adesso vescovo di Roncagliette, perché c'è il vescovo di Roncagliette, però. Adesso andiamo a vedere. Ecco, quello. Questo è il vescovo di Roncagliette. Sì, che fa Don Din Don Dan, che è un. No? Sì, vescovo sì. Di Roncagliette. Prego, Il sindaco, quello di qui. Sindaco, venga avanti. Abbiamo anche il sindaco di Roncagliette. Sindaco, grazie di tutto per averci accolto in questa qua. Sarà sul nostro canale YouTube. Abbiamo un canale YouTube dove ci sono degli iscritti. Avete problemi? Se avete problemi di privacy, se avete problemi di diamante, magari che non sapeva che eravate qua, ma eravate al lavoro. Altrimenti non diremo niente che sei qua abusivi. Non ho preso tante denunce. No, nessuno. Grazie mille. Vedete il mio socio che continua ad avere la freccia accesa come sempre. Freccia accesa. Abbiamo filmato Lele, nostro amico d'avventura. Abbiamo vinto, ragazzi. Oh, in mezzo a 4000 persone. 4450. Io e Amedeo. Manco me. Adesso grande cosa. Questa firma qua è depositata alla Cassa di Risparmio di Venezia. Non sto scherzando. Tutto qua. Oh, so
socio, cosa diciamo oggi? Cosa diciamo? Una bellissima giornata in compagnia di queste numerosissime vespe, il nostro Vespa Club, che ci siamo iscritti, ci siamo divertiti come matti e non ci vogliono più. Seguiteci nel nostro canale YouTube, i nostri video escono sempre domenica. Alla domenica alle 13:30 su YouTube. Alla prossima! Ciao!